E solo un comune su quattro della provincia di Venezia ha approvato il piano delle acque per la sicurezza idraulica. Il dato preoccupante è emerso nel corso della presentazione di un'indagine condotta dalla provincia di Venezia. Vediamo il servizio. Sono solo 11 su 44 i comuni della provincia di Venezia ad aver approvato il piano delle acque. È il dato più importante emerso da un'indagine della provincia di Venezia. Piani che hanno il compito di evidenziare i punti più critici sotto l'aspetto idraulico per decidere dove intervenire con maggiore urgenza. Un quadro allarmante che mette in luce come, per quanto riguarda la sicurezza idraulica, per evitare alluvioni e allagamenti frequenti ci sia ancora molto da fare. E proprio per incentivare i comuni a lavorare in questo senso, la provincia di Venezia intende correre in loro aiuto a livello economico, destinando il 10% dei circa 400.000 euro ricevuti da Roma ai comuni più virtuosi. Le risorse che abbiamo le destiniamo a tutti i comuni che per primi hanno dotato i piani delle acque e quindi con principio meritocratico, cioè i comuni che sono più attenti alla difesa del suolo, alla tutela del rischio idraulico, sono anche quelli che in questa fase, ovviamente essendo un po' più avanti, possono avere questi contributi. Nel corso dell'incontro al centro servizi della provincia a Mestre è stato presentato il libro I piani comunali delle acque, scopo del testo è quello di diffondere la cultura della gestione idraulica del territorio, una presentazione che coincide con l'anniversario dei tragici fatti di Firenze, spazzata via il 4 novembre 1966 da una catastrofica alluvione, fatti riportati alla luce da quanto successo un anno fa in Veneto e quanto sta accadendo in questi giorni in Liguria e Toscana. E per evitare tragedie del genere servono innanzitutto nuove regole. E le regole devono contenere tutto, devono contenere l'uso del territorio, il consumo di territorio, devono contenere gli interventi strutturali assolutamente fondamentali da eseguire, devono contenere i finanziamenti, devono contenere il modo di fare il monitoraggio del territorio e di fare la manutenzione